Dottor Casati, i tre punti che Paolo Peretralia proponeva, etica, collaborazione e governance, iniziamo da lì? No, io sono molto più basso di Paolo. Lui si è spostato su un livello così alto che io lascio al legislatore, lascio a chi si deve occupare di regole di sistema. Molto più terra terra. Io mi auguro che tutto questo cinema non l'abbiamo messo in piedi per fare in modo, no, che poi le aziende sviluppino in modo autonomo delle soluzioni digitali nelle proprie realtà per vedere qual è la migliore e sperando che contamini qualche altra azienda che sta a fianco. No, come se ci fosse una sorta di meccanismo regolatore dei comportamenti per cui c'è un'azienda che fa una cosa e quella a fianco imita e la realizza. Allora, quello di cui noi abbiamo bisogno è un atto di programmazione sanitaria, un atto di politica sanitaria digitale, che è totalmente assente, è assente dal PNRR, è assente dal DM77 e ancora non ne vediamo l'esito. Questo proprio per essere molto chiari. Io vorrei capire se incominciamo sui cronici, su che cronici incominciamo a lavorare, in modo che le aziende si possano muovere tutte all'unisono in quella direzione e sia anche più semplice capire quali sono le buone pratiche, perché se io faccio l'ospedale virtuale e il progetto di gestione del percorso tra più aziende, Paolo si occupa delle COT, Giovanni si occupa dei tumori della mammella e lei si occupa di un'altra cosa ancora. Ma mi dite com'è che possiamo confrontare le best practice e trovare qual è la strada migliore? No? Cioè, io penso che questa cosa sia uno dei punti su cui occorre assolutamente riflettere. A mio giudizio, al di là di identificare l'azienda che ha fatto una buona cosa e dargli il premio di plastica da mettere sulla scrivania, forse è arrivato il momento di individuare delle aziende palestra, passatemi questo termine, no, per incominciare a ragionare su quelle che sono le possibili azioni evolutive ulteriori rispetto ad una Delle aziende progettualità di base. sandbox. Esatto, delle aziende. Poi c'è tutto il tema delle competenze. Io sono molto contento che ci siano i soldi per far imparare ad usare l'applicativo delle COT. Ma noi abbiamo un altro problema che non è banale, che è proprio quello delle competenze per utilizzare i dati. Nel senso che questa competenza nelle aziende non Non c'è, c'è. scordatevelo, no? Ma non c'è sui dati che potranno essere accumulati nei data lake che verranno realizzati con le piattaforme digitali. Ma non c'è manco, scusate, vado su una cosa banale banale, sui dati del controllo di gestione. Perché non c'è più questa competenza? No? Perché il controllo di gestione nasce negli anni 80, c'è poi l'aziendalizzazione, una roba che dovrebbe essere consolidata, ma come? Non utilizzano i dati del controllo di gestione le aziende sanitarie? No, perché uno usa i dati se può prendere delle decisioni, se no i dati non li usa. Okay? Quindi se nelle aziende non si sviluppano processi decisionali, ma si sviluppano in altri luoghi, è ovvio che i dati non vengono usati e si perde la capacità di leggerli, di interpretarli, di valutarli per poter correggere le rotte. Ora, pensate se su una cosa così consolidata come il controllo di gestione le competenze si sono perse negli anni, che cosa potrà accadere su queste cose? Si parla di stratificazione. Chi la farà la stratificazione? Le aziende sanitarie? O lo dovrà fare la regione? Lo farà Agenas? Lo farà lo Stato? Chi è che farà la stratificazione? A fronte della stratificazione che tipo di azioni? Però questo verrà dopo, verrà successivamente. Cioè, le aziende non hanno queste competenze, non è che uno le costruisce facendo il corsetto di formazione. Intanto ci sono delle figure professionali che hanno di base queste competenze e che vanno poi allenate sull'utilizzo dei dati. Quindi più una formazione sul campo, sui dati che vengono messi a disposizione. Però esistono figure professionali, esistono gli statistici, esistono gli epidemiologi, esistono i laureati in economia, gli analisti, gli ingegneri gestionali, che possono essere coinvolti nelle aziende per incominciare ad usare i dati. Peccato che le aziende sanitarie non le possono assumere, no? Perché hanno il blocco delle assunzioni e se hanno bisogno di una figura tecnica che ha capacità elaborative, no, perché l'unica persona che puoi assumere sarà un medico o un infermiere che metti in pronto soccorso. Ora, la macchina ovviamente produttiva è importante, ma una macchina non funziona se il motore non c'è. E questo è uno dei temi governance, quello è uno dei punti su cui cominciare sicuramente a lavorare, perché in questo momento le aziende sono finte.